Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidane e oggi siamo qui in questo nuovo video dove andremo a parlare un po' della storia di Clash of Clans. Quindi, come questo gioco che ha appena compiuto di recenti 3 anni di vita sia cambiato nel tempo. E andremo quindi a vedere com'era Clash of Clans all'inizio dei tempi, all'alba della preistoria, e come aggiornamento dopo aggiornamento sia effettivamente cambiato fino a diventare il Clash che conosciamo oggi. Premetto che possiamo definire questo video come una sorta di speciale 150.000 iscritti, quindi colgo l'occasione per ringraziarvi per questo traguardo. E siccome ci sono tante cose da dire, verrà un video abbastanza lungo e ci sarà abbastanza lavoro, mi raccomando, mettete tanti bei mi piace così mi fate capire che apprezzate questo lavoro e se volete altri video di questo genere. E l'altra cosa che volevo dirvi è che sto prendendo queste notizie da un po' di articoli trovati in web. Sono tutti praticamente in inglese, quindi li ho dovuti un po' tradurre. Di italiano c'è praticamente solo la pagina di Wikipedia di Clash of Clans che non dice praticamente niente. Quindi comunque per i curiosi vi lascio il link qui sotto in descrizione. Direi quindi che possiamo iniziare con la storia di Clash of Clans. Siamo nel lontano 2 agosto del 2012. Questa ragazzi è la data ufficiale per il rilascio di Clash of Clans in tutto il mondo per i dispositivi iOS. Era già stato rilasciato un mese prima in alcuni paesi per vedere un po' come andava. E immaginatevi un Clash of Clans completamente diverso da com'è adesso. Innanzitutto il livello massimo di municipio era livello 8. Non c'erano moltissime cose che ora diamo per scontato come l'Elisir Nero, i reali, le guerre tra clan, le truppe nere, le torri inferno, gli archi X. Pensate che non c'erano nemmeno le leghe, quindi la cosa principale di Clash of Clans non c'era. Potrei stare qui tantissimo a fare un elenco delle cose che non c'erano. E una cosa molto interessante, si potevano vendere gli edifici. Quindi immaginatevi, uno metteva tutto al massimo, poi vendeva le cose che non gli servivano e diventava un villaggio praticamente fortissimo. Qui in sottofondo state vedendo uno dei primi gameplay realizzati su Clash of Clans. Noterete innanzitutto che lo spazio del villaggio è minore rispetto a quello di adesso. Questo perché c'erano meno edifici e semplicemente serviva meno spazio. E poi, sempre per quanto riguarda la mappa, in alto a destra troviamo una cascata molto carina anche dal punto di vista estetico, solo che è stata rimossa perché i dispositivi dell'epoca non supportavano e quindi era un po' un problema per la rame, faceva laggare tutto, insomma. Mi viene un attimo da ridere, però questa è un'immagine di un giocatore quasi maxato di quel tempo. Andando avanti col tempo, arriviamo quindi al 30 agosto 2012. Abbiamo una sorta di miglioramenti pratici, tipo che la trappola scatto non funziona più col P.E.K.K.A., tipo che quando si visitano i membri del proprio clan si possono vedere le loro trappole, vengono aggiunte nelle decorazioni le bandiere di altri paesi, ma queste sono piccole cose che non ve ne fregherà niente. Finalmente però con questo aggiornamento viene introdotta per la prima volta la Tesla, questa nuova difesa sbloccabile dal municipio livello 7. A questo punto Clash diventa sempre più conosciuto, bla bla bla, e arriviamo al prossimo aggiornamento. È il 18 settembre del 2012 e questo è il primo aggiornamento abbastanza consistente, perché viene aggiunto innanzitutto il supporto per l'iPhone 5, dopodiché viene aggiunta la fabbrica degli incantesimi con i primi 3 incantesimi annessi, quindi fulmine, cura e furia, e viene aggiunta anche per la prima volta la possibilità di avere un log di attacchi e difese e quindi vedere anche i replay. Anche in questo caso, visto che siamo alle prime versioni di Clash, abbiamo tantissime correzioni di bug del matchmaking e di tutto quanto, mentre l'ultima novità di questo aggiornamento sono i draghi, che pensate erano già a livello 3, quindi immaginate all'epoca quanto cavolo fossero devastanti i draghi al 3. Se sono forti adesso, pensate quanta cavolo di roba fossero ai tempi. 27 ottobre 2012 abbiamo il primo evento di Clash of Clans, evento dedicato ad Halloween, e per l'occasione i nostri cari amici della Supercell decidono di mettere il municipio a livello 9. Aggiungono quindi gli archi X, l'incantesimo del salto, il P.E.K.K.A. a livello 3 e praticamente un livello di upgrade per ogni edificio, visto che comunque si trattava di un nuovo municipio. In questo aggiornamento inoltre viene rimossa la possibilità di vendere gli edifici ed era stata fatta anche una piccola bomba zucca per lo speciale di Halloween, che comunque poi si ripresenterà nel corso degli anni. Dopo Halloween, come tutti sappiamo, c'è l'inverno, quindi speciale del Natale e tutto quanto. Viene introdotto il boost di caserme, estrattori e miniere, viene messo un albero di Natale abbastanza particolare e soprattutto viene introdotta questa bomba di Babbo Natale, bomba che si è rivelata molto più forte del previsto, quindi è stata rimossa e mai più rivista su Clash of Clans, perché praticamente
con tipo 3 bombe riuscivano a distruggere il municipio, ed era veramente una cosa devastante. Entriamo quindi nel nuovo anno, gennaio 2013, nuovo Elisir Nero, nuova trivella di Elisir Nero e nuovi eroi. E qua diciamo Clash of Clans sta iniziando piano piano a diventare un po' più familiare. Mancano ancora le truppe nere, però non per molto, perché il 12 marzo 2013, scusate se ogni tanto appunto guardo là ma ho le cose segnate, perché non è che mi posso ricordare centinaia di date a memoria. Comunque il 12 marzo 2013 vengono aggiunti gli sgherri, i domatori e le valchirie. Importantissimi soprattutto i domatori, perché come ben sapete negli anni passati di Clash of Clans sono state una delle truppe più devastanti del gioco, però personalmente non mi sono mai piaciute. Ecco ragazzi, qui c'è un evento abbastanza particolare che non c'entra niente con la storia di Clash of Clans, però ci tenevo a farvi sapere. Infatti il 31 marzo 2013 è una data molto molto importante, perché è la data in cui Yakidale ha iniziato a giocare a Clash of Clans. E a me che cavolo me ne frega? Non lo so, era per dire, però comunque tenete presente che da questo momento in poi potrò dire anche un'opinione personale, perché sarò più partecipe degli aggiornamenti in quanto li ho vissuti in prima persona. Mi sono soffermato fino ad ora molto molto sui dettagli, adesso cercherò di darvi le news più importanti, perché se no arriviamo tipo a notte fonda. Arriviamo quindi ad aprile, vengono aggiunte le nuove leghe finalmente, quindi molto molto più spirito di competizione nel gioco, e viene aggiunta questa nuova truppa molto molto power, ovvero i golem, che sicuramente daranno una grossa mano a scalare. A maggio del 2013 abbiamo un aggiornamento relativamente semplice con le truppe livello 6, quindi mongolfiere, giganti, barbari, arcieri, nuovi livelli della torre degli arcieri e nuovi livelli delle difese aeree. Però ragazzi, è giunto il momento di passare forse all'aggiornamento più grande della storia di tutti i tempi di Clash of Clans, che è l'aggiornamento del municipio livello 10. È stato fatto il 23 maggio 2013, e pensate, poche settimane dopo questo aggiornamento c'erano già giocatori completamente maxati. Uno di questi, il nostro caro amico Yorg Yao, che è stato in cima alle classifiche per tantissimo tempo. Molti di voi come me sicuramente se lo ricorderanno, perché è stato più o meno un idolo vederlo sempre primo al mondo, e quindi se mai starà guardando questo video, anche se non credo assolutamente, lo saluto. Ovviamente col municipio livello 10, non sto neanche a dirlo, sono state aggiunte le torri inferno, nuovi edifici, nuovi livelli di edifici e tutte le truppe più o meno che conosciamo adesso. Manca però un incantesimo fondamentale, l'incantesimo del congelamento, che viene aggiunto in data 17 giugno 2013. Piccola parentesi, ai tempi gli incantesimi si creavano ancora con l'oro e non con l'elisir. Dopo questo aggiornamento abbiamo l'aggiornamento delle streghe, dei maghi livello 6, abbiamo poi l'introduzione della modalità modifica villaggio, veramente una cosa comodissima, perché credetemi ragazzi, una volta bisognava spostare un edificio alla volta negli angoli del villaggio per ricreare il vostro villaggio, e ci mettevate veramente tipo 2 ore per fare un villaggio nuovo. A novembre invece abbiamo l'aggiornamento delle bombe, a dicembre abbiamo l'aggiunta del bersaglio multiplo delle torri inferno, con l'inizio del 2014 invece vengono aggiunte le abilità degli eroi, quindi del re barbaro e della regina degli arcieri, sbloccabili dal livello 5, e attenzione attenzione, arriviamo all'altro aggiornamento fondamentale nella storia di Clash of Clans, che è l'aggiornamento delle guerre tra clan. Questo aggiornamento ragazzi ha cambiato radicalmente la storia di Clash of Clans. Io ci avevo fatto un video proprio quando era uscito, nel quale tra l'altro dicevo 3700 cavolate, però comunque ai tempi diciamo erano le informazioni che ero riuscito a trovare, quindi ve lo lascio qui sotto in descrizione. Io vi consiglio caldamente di andare a vederlo, e sempre qui sotto, piccolo spoiler, troverete i link dei vari video fatti da me sugli aggiornamenti, per intenderci dalle Clan War fino ad adesso. Dopo l'aggiornamento delle guerre tra clan abbiamo moltissimi miglioramenti sulle guerre, perché anche le guerre sono cambiate. Mi ricordo le prime guerre, anzi mi ricordo ancora la prima guerra, che era stata totalmente un disastro, perché semplicemente nessuno sapeva cosa fare, e una cosa strana era che il villaggio normale era lo stesso della guerra, quindi tipo c'erano dei membri del clan che erano in farming e si ritrovavano in guerra col municipio fuori, poi si dimenticavano, i capi davano di matto, e quindi appunto l'aggiornamento dopo è stato creato il villaggio apposta per la guerra. Dopodiché abbiamo le nuove abilità degli eroi, quindi re e regina, che quando utilizzano l'abilità rigenerano la loro vita. Poi abbiamo un altro aggiornamento di truppe con i barbari arcieri livello 7 e il mastino lavico che diventerà fondamentale per moltissime strategie. Halloween del 2014 invece viene aggiunta la trappola degli scheletri, a Natale invece aggiungono miniere ed estrattori livello 12 e giganti livello 7, oltre al layout editor con tutti i villaggi che si possono salvare. Ormai siamo arrivati al periodo che sicuramente conoscerete, perché il 24 febbraio
febbraio 2015 sono stati aggiunti i livelli dei clan e i cannoni livello 13. Ad aprile invece, con l'aggiornamento di Pasqua, è stato aggiunto per la prima volta l'Air Sweeper, quindi il volano. E nell'ultimo aggiornamento, che non sto neanche a descrivere, come ben sapete è stato aggiunto il secondo volano, i draghi livello 5 e la fabbrica degli incantesimi nera con relativi incantesimi, oltre alla lega titana e alla lega leggenda, che come sapete sono irraggiungibili per noi comuni mortali. Quindi ragazzi, questa era la storia di Clash of Clans, spero che vi sia piaciuto e soprattutto fatemi sapere se volete altri video di questo genere mettendo tanti bei mi piace. Ci tenevo a dire che sinceramente è stato molto molto bello questo video, perché mi ha fatto venire in mente tanti bellissimi ricordi sulla mia storia di Clash of Clans e anche sul canale, perché comunque mi è sempre piaciuto portare video sugli aggiornamenti. Grazie ancora di tutto, grazie mille per tutto il supporto che mi state dando. Vi ricordo che se volete, non c'è niente di male, potete andare a mettere mi piace alla mia pagina Facebook, seguirmi su Instagram e su Twitter. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video.